Caterina Balivo ha vissuto un momento davvero particolare. Quelle confessioni fatte sulla malattia per lei sono state un vero e proprio shock. Il 2024 è stato un anno speciale per Caterina Balivo, che ha ottenuto un grande successo con il programma condotto su Rai 1, La Volta Buona. Qui, diversi personaggi famosi sono arrivati per raccontarsi, e la conduttrice ha parlato della propria vita a cuore aperto. Caterina Balivo ha sempre cercato di dare voce e spazio a tutti coloro che desiderano raccontarsi davanti alle telecamere, lasciandosi andare e mostrando la propria autenticità. Eppure, proprio la conduttrice si è fatta portavoce di un racconto incredibile che è arrivato come un vero e proprio fulmine a ciel sereno, quando nessuno si aspettava una confessione simile in diretta televisiva. Non a caso, è diventato virale un racconto struggente che vede come protagonista anche Caterina Balivo. Ecco di cosa si tratta e cosa è successo davvero. Caterina Balivo sconvolta dalle terribili parole sulla malattia. Durante gli anni di carriera, Caterina Balivo ha sempre ospitato vari personaggi del mondo dello spettacolo nei suoi programmi televisivi, che hanno deciso di raccontarsi al pubblico contando sul suo sostegno. Proprio durante la messa in onda del programma condotto da Caterina Balivo, è arrivato un racconto inaspettato che fa riferimento a una grave malattia affrontata da una persona molto cara a lei. La reazione della star della TV è arrivata immediata, e non ha potuto fare a meno di trattenere l'emozione. Malattie insidiose, durante la messa in onda del programma Vieni da me a gennaio del 2019, Caterina Balivo ha ospitato in studio l'attrice Francesca Cavallin, la quale ha deciso di rompere il silenzio e parlare del calvario vissuto nella sua vita privata. L'attrice ha rivelato in diretta televisiva di aver sofferto per molto tempo di bulimia, sfiorando persino l'anoressia, perché non si riconosceva più nella sua figura, vedendosi diversa dalle altre ragazze. Ho sempre avuto un fisico molto androgino. Inoltre, vedevo le top model dell'epoca e facevo fatica a raggiungere quell'ideale di bellezza. Caterina Balivo è rimasta visibilmente commossa dal racconto dell'attrice, non immaginando retroscena simili nella sua vita. È emersa una vera e propria lotta per riconquistare la fiducia in se stessa e tornare a vivere serenamente, riconquistando anche il rapporto con il cibo, che era diventato uno dei suoi nemici. Infine, Francesca Cavallin ha concluso il suo racconto con una riflessione: sono malattie insidiose, che portano a provare vergogna. Anche se con l'anoressia è più difficile perché si vede di più rispetto alla bulimia.